si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Francesco Alberti, Mauro Ambrosetti, Jacopo Aprico, Mattia Salvatore Argiolu, Nicolò Bergamaschi, Matteo Bienati, Gabriele Boff, Gianluca Chemini, Davide Ciarla, Marco Guffanti, Massimo Locatelli, Emanuele Lupi, Manolo Maria Lusetti, Enrico Francesco Maria Medeghini, Luca Molteni, Michele Puceddu, Angelo Matteo Radaelli, Luca Rizzi, Francesco Torrini, Simone Tremolada, Roberto Uboldi, Alberto Zoani, tutti di questa diocesi, Gianluca Ferrara, dei figli dell'Immacolata Concezione, con le lettere dimissorie dell'ordinario diocesano, Giacomo Maria Sala, dei chierici regolari di San Paolo Barnabiti, con le lettere dimissorie del superiore competente. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell'Ordine dei Vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerta al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Mi rivolgo ora a voi, ordinandi diocesani, perché rinnoviate davanti al popolo di Dio e nelle mie mani
l'impegno di obbedienza. Promettete a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. 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 Dio, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento. Mi rivolgo ora a voi ordinandi religiosi, perché rinnoviate davanti al popolo di Dio e nelle mie mani l'impegno di obbedienza. Promettete al Vescovo diocesano e al vostro legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento.
Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Mettiamoci in ginocchio. Prostratevi, prostrate, candidati. Preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci alziamo.
nostro Padre Santo ed Eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Padre Santo, che hai costituito Pontefice sommo ed eterno Gesù Cristo, Figlio tuo unigenito, concedi ai sacerdoti che egli ha scelto come dispensatori dei santi misteri la grazia di essere fedeli e diligenti nel loro servizio fino al giorno della sua venuta, per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci il dono della pace. Di tutta la Chiesa diocesana, di tutte le persone che vi vogliono bene, per dirvi la gratitudine, l'incoraggiamento, l'augurio, la benedizione per voi, per il ministero che cominciate,
e faccio voce anche di Papa Francesco, che vi ha ricevuto con tanta amabilità, del Cardinale Angelo Scola, anche Monsignor Martinelli mi ha scritto per dirmi il suo desiderio di farvi giungere una parola di benedizione, e voi siate benedizione per la vostra famiglia, per le comunità che vi hanno accompagnato, per il presbiterio che vi accoglie, per il ministero che vi aspetta, che è certamente in questa arcidiocesi, ma è per tutto il mondo. Il Signore ci manda perché la parola del Vangelo e della salvezza arrivi a tutti i popoli, e noi in questa terra e in ogni terra in cui ci capiterà di essere saremo testimoni di questo Vangelo. Siate benedizione anche per questa città, che forse non noterà molto questo momento solenne, ma che certo ha bisogno della nostra parola di speranza. Siate benedizione per tutti coloro che soffrono, che non hanno speranza, che hanno domande a cui non trovano risposte. Siate benedizione voi che siete benedetti da Dio. La vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore, e fedeli ministri della riconciliazione, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. Su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.